So, good morning, students, and welcome to probably the last episode of Power Up Your English. So, we finally arrived at our final task. What are we going to do today? My portfolio. Today, you will learn to create your own personal digital English notebook. So, in this presentation, you will learn how to create and record all of the English tasks you've done this year so that you can keep track of your progress. Quindi siamo finalmente arrivati all'ultimo task. Questa probabilmente sarà la mia ultima lezione per voi e imparerete a creare il vostro notebook, quindi il vostro quaderno delle note digitale, quindi il vostro quaderno fondamentalmente degli esercizi di inglese. Quindi, come faremo? Prenderemo tutti i task che abbiamo fatto quest'anno e li metteremo in un'unica presentazione. So let's have a look at the instructions first. Number one, watch the video first. Prima guardate il video. I will upload this video on YouTube, so please keep calm and focus on the final task. So number one, we need to find all the tasks I have assigned to you this school year. Quindi per prima cosa dovremo trovare, I have uploaded some links for you, ho messo dei link per voi, di tutti i task che abbiamo fatto proprio quest'anno insieme. Then number two, find a Google Slides template and download a copy on your phone. Numero due, dovete trovare un template, quindi un modello, non lo creerete voi, ma useremo dei modelli già preparati come quelli che io uso per voi. And we need to download a copy on your PC or on your phone. Qui ho messo so che lavorate spesso dal telefono. I have included two tutorials as well to do it from your phone. Ho incluso in questo video, in fondo, se arrivate alla fine del video, troverete due tutorial dove vi spiegherò come farlo dal telefono. But it's going to be a lot better and look a lot better if you do it from your PC. It's going to be a lot easier from your desktop or your laptop. Quindi se userete il vostro computer sarà molto più facile, però lo potete fare anche dal telefono. So, and we need to go to Google Slides Themes for Inspiration. Sapete che le mie presentazioni sono interattive. I'm sending you interactive presentations. So, actually, all of the underlined blue sentences are actually links, quindi tutte le frasi che voi trovate sottolineate in blu sono in realtà dei link che vi portano ad altre pagine, so please do check that. Then number three, find all the tasks you have completed, copy and paste your slide in your new presentation. Quindi dobbiamo trovare i task che abbiamo fatto, completato quest'anno e dobbiamo fare un copy and paste, quindi copiare e incollarli nella nostra nuova presentazione. E come vi ho detto, vi ho messo un how to video tutorial to do it from your phone per farlo dal vostro telefono. Then number four. Non è finito, dovete anche fare una new slide about a topic of your choice. Dovete quindi creare una nuova slide all'interno della vostra presentazione parlando di un topic di vostra scelta. Choice è scelta, topic è che può voler dire subject, argument, these are synonyms, vuol dire un argomento a vostra scelta. Potete scegliere qualsiasi cosa, as long as it is in English. Now, I have also uploaded your final multimedia project evaluation rubric. Se volete andare a vedere appunto come io vi darò il voto e come farò il vostro assessment, potete appunto andare a questa griglia. Remember to hand in your test, please share your presentation with me. Quindi per mandarmi questo test, questo final task, dovete poi fare share, condividere la vostra presentazione con me. And there you have my email address. So, get organized, one thing at a time. Quindi, prima cosa, bisogna organizzarsi una cosa alla volta. Sono tante cose, ma I've broken it down in steps. Vi ho messo four different steps to make life easier. Quindi, e qui vorrei sempre cominciare con il mio quote, con la mia citazione, che è for every minute spent organizing an hour is earned. Quindi per ogni minuto che voi passate to spend time, spendere il tempo, per gli inglesi appunto dice passare il tempo ad organizzarsi, an hour is earned. Un'ora è guadagnata. To earn a salary vuol dire guadagnarsi lo stipendio, quindi to earn, guadagnare, e questo è il participio earned, quindi guadagnata. Quindi guadagnerete un'ora se passate un pochettino di tempo ad organizzarvi. Quindi,
Here says upload and be patient, quindi siate pazienti sia con voi stessi che con la tecnologia. So what do we need to do? Number one, find a template, I said. So here you have a link, this Google Slides themes, and I said be original, siate originali. So you actually going to, my link is going to take you to Slides Carnival, and here as you can see, you have many, many presentations to choose from. So please be original, don't stop at the first one, non fermatevi alla prima, ma continuate ad andare e scroll down in the page finché you find a presentation you like. And for example, let's choose this presentation. So you click on the presentation you've chosen. Quindi cliccate sulla presentazione che avete scelto, detto siate originali. Now go to preview and download. Click here. At this point you have two choices. A questo punto avrete due possibilità: download as PowerPoint template, non è quello che vogliamo. Noi vogliamo usarlo proprio come Google Slides Theme, queste Google presentazioni. So if you click on it, at the top right you have use template. Quindi in alto a destra cliccate use template. Uploading be patient. Ok, and now you have your presentation. Quindi qui avete adesso una nuova presentazione. Very good. And you can do what you want with this presentation. So, number two, find your tasks. A questo punto dobbiamo trovare a full list, una piena lista dei task che abbiamo fatto quest'anno, this year together. E quindi vi dico go to the next page, andate nella prossima pagina. Come potete vedere, nelle prossime pagine I have uploaded all of the tasks that you've done this year. For my second Yami, please don't forget your safety guide workshop. Non dimenticatevi il safety guide workshop, which is very important. And this is for my first day. So as you can see here, you have all of the tasks we have done this year. Very good. Number three, what do we need to do? We need to copy and paste the slide into your new presentation. So, one thing at a time. Quindi abbiamo trovato il nostro template, abbiamo trovato i nostri task, ora dobbiamo copiare e incollare la slide nella nostra nuova presentazione. Se avete delle difficoltà tecniche, cliccate su copy and paste e vi porterà al video tutorial. So let's start with the first task, for example. So you click on the first task. A questo punto vi aprirà il primo task che avete fatto con me quest'anno. So you scroll down until you find your page. Scendete finché trovate la vostra pagina, anche se è un lavoro di gruppo condiviso, potete cancellare quello degli altri una volta che avete copiato la vostra presentazione e lasciare solo la vostra. So this was my presentation, for example. Questa era la mia presentazione. So what do I do? Tasto destro del mouse, right click, copy. A questo punto avete copiato la vostra slide. Quindi torniamo ora nella presentazione nuova che avevamo scelto. E come vedete, se io clicco qui, posso in realtà inserire, paste, vuol dire incollare, la nuova presentazione. A questo punto vi dirà match styles in this presentation. Come vedete, le cose non sono proprio venute uguali. Quindi io invece voglio keep original styles, teniamo lo stile originale. Ok? Very good. At this point you have your presentation. A questo punto voi avrete copiato la prima pagina della vostra presentazione. Quindi tornate nel vostro presentation title e vi chiedo di intitolare la vostra presentation slides with your name, your surname, il vostro cognome, I put teacher, e la vostra classe. In questo caso io non ho una classe, quindi scriverò no class. I have many classes, I'm lucky. Then remember at the top you also need to change the name of your presentation to locate it easier. Se volete, mi raccomando, anche chiamate proprio il documento con il nome della vostra presentazione affinché lo possiate trovare facilmente nel vostro Drive. So, let's go back to our final task. So, what do we need to do? Copy and paste the slide into your presentation. We've done that. Now, add a new slide, number four, with a topic of your choice. Check the next slides for inspiration. Quindi a questo punto dobbiamo aggiungere una nuova slide con un argomento a nostra scelta. Quindi be creative, siate creativi. Ok? Very good. So, as you can see, portfolio. Questa sarà
una slide che voi aggiungerete che diventerà la prima slide della vostra presentazione. So, step one, think of something you really like a sport, an artist, a TV series, engines. Cosa sono gli engines? Sono i motori, so che molti di voi siete appassionati. Makeup, for example, if you're a girl. And cooking, or a boy, you never know, and cooking, anything really. Quindi pensate a qualsiasi cosa, qualcosa che vi piace veramente tanto. Step 2, make a presentation using text, word art, images, photos, videos, audio files. E anche qui vi ho messo anything really vuol dire qualsiasi cosa che vi venga in mente, as long as you use the English language. L'importante è che sia in inglese, quindi potete aggiungere alla vostra slide text, del testo, word art, images, photos, videos, audio files. Potete aggiungere qualsiasi cosa. Io vi ho insegnato a inserire le foto. For example, let's have a look. At the top you have insert. Avete il bottone inserisci, insert, and you can insert anything. You can insert an image, a text box, an audio, a video, or a shape, you choose, and word art. Quindi, siate creativi, giocate un po' con questo software che è un po' simile a PowerPoint, ma è online, quindi ricordatevi, non dovete salvare niente, you don't have to save anything. So just be creative. Quindi siate creativi, avrete un sacco di punti per questa slide, so please be creative. Then, step number three, this will be the first page of your portfolio. Ricordatevi di farla diventare la prima pagina del vostro portfolio. Very good. So, assessment, frequently asked questions. Prima di tempestarmi con domande, vorrei che guardaste questa pagina, che forse l'avete vista in molti website e dice FAQ. FAQ non è altro che di acronym, l'acronimo per Frequently Asked Questions. Questions sappiamo che sono le domande, quindi domande fatte, che è chieste frequentemente. Quindi io so già che mi farete determinate domande. Vediamo qui. Ho delle risposte e prima guardate questa pagina. So you can remember that. Sappiate che voi riuscirete a fare questa cosa. It's a challenge, è un po' una sfida. Missing tasks. So che molti di voi, non tutti, hanno completato tutti i tasks, però sappiate che the more tasks you complete, the higher your mark will be. Quindi, più task completate, più sarà alto il vostro voto. Remember that you can always do them now. Avrete una scadenza un pochettino più lunga, quindi se volete recuperare qualcuno dei task che non avete fatto quest'anno, questa è una buona opportunità. ICT problems. ICT sta, forse voi in italiano siete abituati a vederlo al contrario, quindi TIC, sta per Information and Communications Technology, che è diventato assolutamente importante al giorno d'oggi, quindi la comunicazione e il mondo dell'informazione, che sappiamo che al giorno d'oggi è tutto in digitale, quindi if you have these types of problems, vi ho fatto due video tutorial. So, il primo video tutorial is how to create a template with your phone. So che molti di voi non potranno usare il PC, but I have a guide from your phone as well. Vi ho fatto anche un tutorial per spiegarvi come farlo dal telefono. Then, what's next? I've finished. Quindi, voi avete finito il vostro task. How do I send my work to my teacher? Come mi mandate il task? Here you have another video. It's actually really simple. If I'm going to show you from the computer, at the top right you have the share button. Al momento vedete che questo è private only to me. But if you click the share button, it's going to open this page and you can decide who you're going to share this with. E quindi qui semplicemente potete mettere il mio email address, o whatever, any other, and just share it with me. Quindi non dovete mandarmi nulla, dovete solo inserire il mio email address all'interno dello share button. Very good. So, final task, ricordatevi anche di fare il final task che abbiamo detto che è questo, il portfolio di aggiungere una slide a vostro piacere. I'm going to give you lots of marks for it, vi darò un sacco di voti per questo. Then, as I've said, we also have this final multimedia project evaluation, quindi qui avremo una griglia di valutazione. Sapete le mie griglie di valutazione, se volete vedere come sarete assessed, come io vi valuterò, please check the assessment rubric. Very good. So we finished. I want to say thank you from your English teacher. Goodbye. I hope to see you soon.
Now remember, you have this last task and then it's time for holidays. You finally completed all of your assignments, so you can have fun and relax finally. Quindi siamo arrivati alla fine e tra poco avrete tutta l'estate davanti per divertirvi, have fun e rilassarvi and relax. Now, goodbyes. I'm no good at goodbyes. Qui però avete un bel power up. Vi volevo salutare. Io dico che non sono molto brava nei saluti, goodbyes. Qui avete un altro link e questo è un power up. Quindi vi darò un extra bonus se completate anche questo esercizio. Quindi if you click here, it's going to take you to this page, which is lyrics training, per imparare l'inglese con la musica, se qualcuno lo vuole fare. So I've chosen a song for you. You have to press here to start the game. Don't have a free account yet, potete creare un account oppure you can just select maybe later. And here I have uploaded a song, hello and goodbye. Perché per ogni saluto che ci facciamo ci sarà comunque un hello again, e quindi ci rincontreremo ancora e ci risaluteremo ancora. So what do you need to do? If you press play, it's going to start playing the song. I can't play now for copyright reason, non ve la posso far sentire ora per via del copyright, ma come vedete parte la canzone, voi sentirete la canzone e qui avrete delle gap, quindi dovete inserire la parola mancante scegliendo da una di queste parole. When you finish, you can send me a print screen. Quando avete finito potete includere nella vostra presentazione il print screen di questa canzone con il vostro score, con le vostre, con i vostri punti, ok? Very good! Thank you very much. It has been a pleasure and an honor teaching you this year. And I hope to see you soon at school again. I wish you a very nice summer and goodbye.